Dopotutto, non era stato tutto invano. Avevo capito che quella non era la mia vita. Non faceva per me. Io volevo di più. Io volevo essere di più. Volevo trovare la mia strada ed ero convinta che l'avrei trovata. Dico, ma la vogliamo finire con sta lagna proprio da sitcom all'italiana, eh? Non mi interessa se le case di distribuzione non vogliono più il film. Ma no, ma io non faccio film con Gabriel Garco da vendere a Canale 5, capito? Quella pezzente del golf club ha detto che non posso parcheggiare il SUV davanti all'ingresso perché blocca il traffico. Eppure mia nonna la poteva di meglio sta battuta, guarda! Ho già due ipoteche sulla casa e mia moglie ne è completamente all'oscuro! Smettila di rompermi le palle e trova il modo di vendere questa cazzo di pellicola! Ma scusa signor, ho finito di pulire sala produzioni, adesso dopo botta qua, poi va a casa, va bene? E lo volemo fa sto film, sì o no, eh? Ma lo vedi che non hai capito quanto ti amo io? Ma io ti amo di più! Ma io di più! No, io di più! No. Allora è fatta! Se comincia. Marilyn Monroe, vedi le papà Gaspino, sa che già è la strada. No, 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 fate, no, no, picchiate, no, no. Dico, ma come la tieni sta pistola? Eh? Che è un pela patate. Il Signore ha creato l'universo in una settimana. Noi faremo un film campione di incassi in 2 mesi! È arrivato Fellinio! Non picchiate, pace e pace! Oh, mamma, è stufato che te lo do uno sganassone che te mette i polmoni a tracolla, eh! Signora Pergola, lei tutto a posto? Vuole rivedere qualcosa? Con me è chiuso, mediocre. Gallinari! Ma che cazzo stai a fare? Allora ragazzi, mancano 3 settimane all'uscita del film e pensate un po'. Cine Magazine ha pubblicato un articolo su di noi! Che parlare dell'ancora sconosciuto volto del protagonista. Lo sappiamo solo noi, Mimmo, Mimmo. Lo sappiamo solo noi, Mimmo, Mimmo, Ale. Lo sappiamo solo noi, Mimmo. Mimmo! Mimmo.